3, 2, 1. Ma buonasera a tutti, devo togliere il green screen. Ma buonasera a tutti, amici videospettatori, ma buonaserissima e benvenuti in questa chillissima via. Oh, adesso ho delle luci decenti. Grazie Sbrissa 90 che sei buona per il quinto mese. E benvenuti in questa nuova live. E sapete cosa manca? Il contatore dei viewer. Se no non vedo quanti siete. Numero di spettatori. Ecco qua. Sì. Eccolo qui. Lo mettiamo qui accanto. Però ecco. No, forse qui è più bello. Ecco qui in basso a destra. Buonasera ragazzi. Benvenuti in questa nuova live con luci che non del colore sbagliato. Alexa, luci studio blu. Un'altra cosa. Adesso ci leghiamo anche i capelli. Grazie a Tremo che sia buona per il secondo mese. Secondo mese vi si vuole bene. Grazie mille Tremo. Io mi leggo i capelli. Solo io vedo un contorno nero. Sì, Sgorfo, mi sa che lo vedi solo tu. E ora è una live. Grazie intanto a Game Link Official che le regala a 18 Blackjack una sub. Signori, stasera siamo in live, se riesco a legare i miei capelli, per qualcosa di veramente importante, sperando che non vada via la luce, perché oggi pomeriggio è andata via la luce due volte. Andata via la luce due volte ed è la prima volta che va via la luce in questa casa a Milano, ma è andata via in tutto il quartiere e non sappiamo neanche perché, ma hanno cominciato a squillare gli allarmi, qualsiasi roba, tipo è stata proprio una roba impressionante, grazie al bardo ballerino che si abbona per il 13° mese. Quindi è stata sì, un'esperienza piuttosto traumatica e vogliamo un'Udonia. Allora, parliamone con calma e per favore. Questa sera siamo qui riuniti per grazie a Bosch89, siamo qui riuniti per guardarci insieme la diretta PlayStation, che tra l'altro, ora vedrete l'equalizzatore qui nel mezzo, tra pochissimo, vi faccio vedere che setupino tattico che poi verrà green screenato, grazie Andrea J88, grazie a Little Obito e grazie a Elliot. Vedrete che setupino tattichello che ho, perché guardate qui che succede. E adesso vi metto per esempio questo video full screen di Animal Crossing. Guardate che setupino, che poi verrà green screenato, ma in realtà non serve neanche green screenarlo. Guardate che setupino tattico che abbiamo su questo fronte per guardarci la diretta. Molto tattico, ma ora torniamo di qua. Insomma, abbiamo veramente della setupanza importante. Quindi, l'audio è leggermente basso, ma l'audio della musica intendete dire? O l'audio del microfono? Ditemi quale delle due. Giustamente mi è arrivata adesso la pubblicità della PS5. Questi cookie mi leggono nel pensiero. Stasera siamo qua perché ci sarà la diretta di microfono. Anzi, questo microfono mi sta rompendo il cazzo. Perché. Ma si è abbassato, avevate ragione. Era leggermente più basso del solito. Ora è così. Non so che cazzo sta succedendo per il microfono. Dicevo quindi. Stasera c'è la diretta PS5. Probabilmente verranno annunciati un sacco di giochi nuovi. E quindi, che vi devo dire? Mi auguro che siano di nostro gradimento, perché potrebbe esserci il Silent Hill. E io, ragazzi, se mi annunciano Silent Hill stasera, fo gli sbrodolini pazzolini. Perché un nuovo Silent Hill manca da 8 anni. Emaf99 si abbona per l'ottavo mese. Siamo a 8 mesi. Speriamo bene per questa diretta. Prima o poi ce la farò a conoscervi di persona a Milano. Vi si vuole bene. Mua. Game Link Official ci fa una donazione. Ciao, Saido. Volevo chiederti se economicamente ti supporto di più recuperando le live che non ho visto su Twitch o su YouTube. E cosa ti aspetti dall'evento Sony stasera? È uguale in realtà. Quindi scegli tu quello che ti viene più comodo. E gli schizzetti pazzi, sì, assolutamente. Ma poi ci potrebbe essere un nuovo Crash Bandicoot, a quanto si dice. Un Resident Evil 8. Quindi. Per me di cose pipozze massime ce ne sono aiosa, aiutatemi a dire aiosa. Imo impossibile visto le ultime notizie, a cosa ti riferisci, Yato? Crash Bash? No, Dio, Crash Bash no, dai. Crash Bash non è così importante. Crash Bash non è così importante. La diretta è alle 10, quindi tra 55 minuti. E non so quanto dura, hanno uno slot di 2 ore, ma non credo le useranno tutte, quindi secondo me un'oretta e mezzo.
Anche la sedia è eccitata. No, sono io che muovo le gambine perché sono veramente hypatissimo. Final Fantasy VII Remake 2 non credo proprio, ragazzi. Spero in qualcosa su Nier, Spyro, non lo so. Spyro non. Silent Hill ci sarebbe stato qualche rumor grosso, invece nulla. No, ma guarda che ce ne sono stati un sacco di rumor grossi, Yato, su Silent Hill. Ci sono tipo 15 insider che dicono che stasera ci sarà Silent Hill. In teoria. Infamous, non lo so. Perché è tanto che non si sente parlare di Infamous, quindi non so. Batman, buonasera. Batman sarebbe tanta roba, perché secondo me l'Arkham Series è veramente fuori di testa come prodotto. Però non ci spero particolarmente, anche perché c'è Spider-Man che sembrerebbe essere in lizza e non so se sparano, che è DC, però Sony è sempre Sony e quindi non so se si sparano più giochi di supereroi nella stessa diretta. Devil Crash, sia buona per il sesto mese, buonasera Saido, se mi annunciano un Crash botto di brutto, grazie per tutto quello che fate, tu e Chiara, prego, un abbraccione. Ratchet & Clank invece Soul CD 7 sembra altamente probabile, quindi in teoria, salve, in teoria Ratchet & Clank potrebbe venire fuori. Kingdom Hearts, ragazzi, mi auguro di no. Perché non ne sento il bisogno. Ma poi tanto c'è The Dark Road per mobile. Secondo me Kingdom Hearts prima di uscire con un nuovo capitolo e vatte la pesca. Zecro51, sei buona per il quarto mese. Buonasera, nuova grafica per la live. Hai più gli annunci. No, in realtà l'abbiamo lanciata ieri, ma sì, nuova grafica per tutto. Let's go Sora e let's go Riku. No. Beh, Sarebbe incredibile, ma no, non credo. io vorrei che mi venisse spiegato cosa significa la fine di World Ends With You. Se Nomura The World proprio. Ends With You per PlayStation la vedo Però difficile. Nomura, se deve fare qualcosa, potrebbe fare quello. Eh sì. Poi, Cioè, GTA ti dico, non 6 era PS, era avere The era World Ends. Nomura. Era Nomura, cosa fai adesso? Fai quello. Allora, GTA 6, ragazzi, no. Secondo me ve lo potete ben che scordare. Perché GTA 6, cioè, poi magari, oh, io dico ve lo potete ben che scordare e poi esce fuori. Ma GTA 6 è un gioco talmente grosso, talmente forte, talmente capace di. Grande August che ci fa il ride. Talmente capace, grazie a The Dog and the Wolf, che si abbona per il sesto mese. Ciao a tutti gli amici di August e ciao ad August. È talmente forte a livello di impatto mediatico che non ha bisogno, grazie a Brookenbauer dell'ottavo mese di sub, che non ha bisogno di essere annunciato oggi, né tantomeno sarebbe una strategia forte da parte di Sony inserire un GTA 6 dentro un calderone che andrebbe a cannibalizzare, grazie Fulloman, un anno insieme. E secondo me GTA 6 non lo vediamo. Poi c'è chi scrive Gufonia, e allora grazie, così esce GTA 6, ma secondo me, ragazzi, GTA 6 no. Grazie Ashish73 che regala un abbonamento a Dandy 1555, grazie a Augustolo che si abbona per il secondo mese. Jack and Dexter, Naughty Dog uscirà appena ora con The Last of Us 2. Non lo so. Cioè, Naughty Dog è uno dei fiori all'occhiello di Sony. Non mi aspetto qualcosa di grosso da Naughty Dog stasera. Magari mi sbaglio, ma non me lo aspetto. Quindi, secondo me, non vedremo titolazzi Naughty Dog questa sera. Poi, insomma, è più probabile di un GTA 6, ma comunque nella scala delle probabilità, secondo me, non altissimo. Invece, Silent Hill sarebbe veramente incredibile. E a tal proposito, ragazzi, io ci tengo a fare questo momento così storico, ok? Facciamo un po', ripercorriamo un po' di storia insieme. Grazie a Dragon Games che si abbona per il terzo mese. Buonasera, Sadio, è un piacere avere il terzo mese di tanti tanti. Ti seguo dal 2015 con furore e mi ha impartito la passione per i Pokémon. Un bacione a te, grazie a Zaborg Fury che si abbona per il 28esimo mese. Per la sera della conferenza Sony, una sub ci sta tutta, assolutamente. Golden Seppuku di Nocciu. Olo, che dice siamo al secondo seppuku. Che ne pensi di God of War? God of War 2 potrebbe avere un teaserino, perché è tanto che è uscito God of War 1, ha vinto il Game of the Year, insomma nell'edizione non la scorsa, quella prima ancora, quindi ci potrebbe stare un teaserino. Non mi aspetto magari un gameplay trailer forte, ma secondo me un teaserino di Santa Monica Studio che tira fuori God of War 2. C'è God of War 2 che in realtà sarebbe
il secondo del reboot, che non è un reboot, ma in realtà insomma del filone non reno God of War. Persona no, ragazzi, titoli Atlas non me l'aspetto. Grazie a Blitnik, che si abbona per il sesto mese e mezzo anno insieme, grazie per avermi tenuto compagnia in questi mesi, hype per oggi, ma soprattutto per la 24 ore, grazie. Non credo, sì, del secondo ciclo, esatto, mi cazzo che Gabriel, non credo, né mi aspetto roba di Final Fantasy. Resident Evil 8, scrive Vereor, confermato praticamente. Non mi ci fate sperare, perché per me, ragazzi, mettere Resident Evil 8 e Silent Hill, un Silent Hill nuovo, nella stessa live sarebbe veramente, cioè, dirmi prendi il tuo pipo e fallo evolvere come una pianta di fagioli che va nel mondo dei giganti. Ma che Diego, sei buono per il quarto mese, quarto mesino condiviso in ritardo, grazie. Dicevo, Persona non me l'aspetto, né mi aspetto titoli Atlas, perché sono abbastanza di nicchia. Nonostante Persona ormai sia diventato un brand super forte, comunque in una presentazione new gen metteranno cose che spingeranno tanto anche dal punto di vista grafico. I titoli Atlas sono belli a livello di art style, perché l'art style di Persona 5 è stupendo, ma non possiamo dire che spinga l'acceleratore sul versante grafico come fanno altri titoli, quindi non mi aspetto, ragazzi, un arrivo di Atlas stasera. E trovi anche la gallina dalle uova d'oro grazie al pipo? Esatto, esattamente. Ciao Luca, un abbraccione. Ragazzi, facciamo un po' di storia. Cominciamo da Silent Hill, ok? E ci guardiamo uno dei miei trailer preferiti della storia del videogame, cioè il trailer delle 3 del 2001 di Silent Hill 2. Allora, grazie a Andrea Loverde che si abbona per il secondo mese, dopo il primo mese, regalatomi durante le 24 ore, adesso mi tocca abbonarmi sempre, giusto, sono d'accordo. Grazie anche a Storywriter che si abbona per 2 anni insieme. Aspettate che c'è un sacco di domande che mi state facendo molto interessanti e vorrei leggerle tutte. Il remake di Super Mario, assolutamente, ce lo aspettiamo. Divento pansessuale se annunciano Resident Evil 8 e Silent Hill, ma anche io divento tutto sessuale, cioè per me diventa tutto sessualmente eccitante se mi mettono Resident Evil 8 e Silent Hill nella stessa live. Capi matto, ciao capi matto, che hai la sub a quarto mese, te lo dico, non mettere le mani sul fuoco su Kingdom Hearts, Nomura ha dichiarato che uscirà prima del previsto, ok, ma non come titolo di lancio di PS5, non lo vedo come altamente probabile, te lo dico sincero, non lo vedo come altamente probabile, poi potrei sbagliarmi per carità di Dio, però sinceramente hanno fatto 2 giorni fa l'annuncio del Dark Road con i nuovi personaggi, cioè attenzione su Dark Road e che Kingdom Hearts 4, non lo vedo come altamente probabile, ma facciamo un po' di storia, ragazzi, siete 1400 quasi, quindi vi faccio un po' di cronostoria del videogioco, di quelle che sono le mie serie preferite, quindi Silent Hill, sappiate che, grazie Tommaso della donazione, a che ora inizierò le 24 ore? Non lo sappiamo, crediamo a mezzanotte tra il 16 e il 17, ma non lo sappiamo, dipende da quando sarà scaricabile il DLC. Possibili nuovi IP, Gabbo Morrow? Secondo me sì, tant'è vero che Godfall, tanto per dirne una, è stato uno dei primi titoli citati, quindi insomma, secondo me le nuove IP invece sono possibili. Però non saranno centralizzanti sicuramente, la gente vorrà vedere, come ogni passaggio generazionale, cosa dei prodotti che già conosce evolverà, faccio i routine nel post-cena, cosa evolverà nel nuovo, nella nuova console. Free to play, ah ok. Nuovo Crash, per esempio, un nuovo Crash potrebbe avere senso. Kingdom Hearts 2. Numeri periodici. Elden Ring mi farebbe sburrare male. Sì. Non. È un altro di quelli sui quali potrei dirti potrebbe starci dentro qualcosa, ma chi lo sa. Silksong. Allora, intanto vi faccio vedere questo trailer, perché dobbiamo vedere questo trailer, è importante. Questo trailer del 2001 di Silent Hill 2. Allora, Silent Hill è una serie con la quale sono cresciuto praticamente.
Questo è il trailer del Silent Hill più bello, nonché uno dei giochi più belli della storia. Incredibile. Ma il volume? Volume! Volume! A tutto You spiano. said you took Si everything, sente ora? but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. Si sente, sì. Ragazzi, questo gioco I'm è... not your Mary. Mamma mia. Ho i brividi nel vedere questo trailer. The Last of Us 3. Paco uscito 2, The Last of Us 3. Silent Hill 2, ve lo spiego dopo, guardatelo, non posso rovinare questo trailer, non posso. No, non è iniziata. Sono io che vi faccio un po' di storia. Please promise you'll take me again, James. Non è una visual novel, no, no, no. Marco, questo gioco esce nel 2001. Lo schifo d'uomo di Bob. Grande testa. Esatto, è il tema che c'è anche alla fine di alcuni video dell'antico Shadow. Qui, ragazzi, fan fact, stanno scopando dei manichini. Stanno facendo esattamente quello che sono. Akira Yamaoka, ragazzi, il compositore. Tatuatevelo qua, Akira Yamaoka. Stiamo scherzando. Grazie, prof. Erano cazzini del 2001, eh? Che bel trailer è. Anche la telecamera ti fa tornare al 2001, sono d'accordo Matteo. In Silent Hill 2 ci si muoveva così. Però con le Enhanced Edition per computer l'hanno aggiustato, eh. E puoi muoverti tranquillamente con l'analogico come fosse un gioco moderno. Spoilerissima questa cosa. Grazie Andrei col 97. Alle 22 comincia, sì. Adesso i trailer dei giochi durano molto meno, è vero.
Anche qui stavano facendo una gran trombatona tra manichini. Questa è la copertina, ragazzi. Questa è la copertina. Ecco di nuovo. Questa è la copertina della colonna sonora ufficiale. Cioè, non i manichini. I'm here for you, James. See, I'm real. See, I'm real. Ah, questa. Questa è la copertina della colonna sonora. Questo frame qua. Beh, allora. Torno alla full cam. Questo gioco qua, Silent Hill, diciamo che vi faccio un po' una cronistoria. Cioè, non più che una cronistoria, è un riassunto della serie per chi non la conoscesse, che è molto possibile perché è una serie di 8 anni fa, ok? Quindi è una serie, cioè, il cui ultimo capitolo è di 8 anni fa, quindi che molte persone potrebbero non aver mai conosciuto nella loro vita. Allora, Silent Hill è un horror psicologico, grazie a Zev Maggard che si abbona per il secondo mese. È un horror psicologico che parte da un presupposto molto particolare, ovvero Silent Hill è una città che ognuno vede un po' come vuole, ok? Quindi Silent Hill non è una serie, anche se ha 1, 2, 3, 4, eccetera, 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 non raccontano tutte le storie un'unica linea narrativa, ma sono tutte quante storie che hanno in comune il fatto che sono ambientate a Silent Hill. E Silent Hill è una città che si mostra in maniera diversa a seconda di ciò che tu hai bisogno di vedere. Va bene? Quindi, se tu hai un problema X, Silent Hill ti si presenterà in un modo. Se il tuo problema è un altro, Silent Hill ti farà vedere altre cose. Silent Hill quindi è un purgatorio, non esiste in realtà. E ci sono tante teorie al riguardo, non si sa che cos'è Silent Hill. Per alcuni è una città fisicamente esistente, le cui poi visioni generate cambiano da persona a persona. Invece c'è chi pensa addirittura che Silent Hill non esista proprio, e quindi sia un viaggio mentale che si fa la gente. Grazie al Barux55 che si abbona per il terzo mese. 3 mesi assieme, grande Saido per il lavoro che fate, continuate così che siete grandi, grazie. Quindi il protagonista aveva bisogno di vedere manichini che trombano? Beh, non ti faccio spoiler, ma in parte sì. Cioè, i manichini che trombano sono una parte della psiche di James, che è il protagonista del secondo episodio, che si manifesta. E tutto ha un senso, attenzione, quindi le visioni di Silent Hill non è che devono essere interpretate con chissà quale teoria dei fan, cioè tutto ti viene spiegato, quindi quello che tu vedi durante il gioco lo poi capisci. Perché viene fatto vedere. Grazie a Snally Gaster che si abbona per il sesto mese. Salve Saidone, nonostante il periodo ricco di esami, una serata con una bella live non me la toglie nessuno. Buona serata a te, Chiara, grazie. Silent Hill è un palazzo di Persona 5. Sì, con la differenza che il palazzo non ti aiuta molto, no? In Persona 5, cioè il palazzo è una manifestazione della merda che sei, ma non ti aiuta. E invece Silent Hill, in qualche modo contorto, cerca anche, grande Sand 9 che ascende al seppalla, grazie mille, grazie a te. Quindi ti aiuta ad andare avanti, ti aiuta a capire di più di te stesso e a superare eventuali traumi, solitamente traumi che sono vissuti dal protagonista in maniera ovviamente incosciente a volte. E la storia di Silent Hill 2, inconscia, perdonatemi, non incosciente, inconscia, mi corregge Chiara, è ragionissima, sono troppo emozionato per Silent Hill. Nel caso di Silent Hill 2 non vi dico niente perché ve lo dovete giocare o magari ce lo giocheremo una volta in live. Ma Silent Hill 2, grazie a Neku Luar 1998 che si pone per terzo mese, grazie a Silent Hill 2 comincia con un incipit abbastanza strano, ovvero il James, il protagonista, è un signore ex sposato, vedovo, che va a Silent Hill perché gli arriva una lettera. No, non è una storia a parte, non è collegato all'uno. Perché gli arriva una lettera scritta a mano con la grafia della moglie, sulla quale lui legge:
Cioè, secondo questo Silent Hill, in realtà questo Silent Hill andrebbe a corroborare il fatto che Silent Hill è una città vera ed è quello che ti mostra essere falso. Grazie Game Link Official che regala una sub a LucaKey00. La moglie gli scrive: ti aspetto nel nostro luogo d'amore segreto. E il loro luogo d'amore segreto è Silent Hill, perché il loro amore è sbocciato lì. E lui però è ovviamente incredulo perché la moglie è morta. Non ti viene detto come? Grazie a Shooting Code Talker01, che scrive mi piacciono, sì, che regala una sub, mi piacciono i Keyblade, grazie. Quindi non ti viene detto esattamente come. Capisci che non è stata una bella morte, ma non ti viene spiegato esattamente all'inizio come è morta la moglie. E però non si capisce come, non si spiega come la moglie in realtà di James ha scritto una lettera. E lui quindi intraprende questo viaggio dentro Silent Hill, grazie a Shukanna che si abbona per il secondo mese. Intraprende questo, che grazie a Uria che regala Itsu Togawa, no, Tokugawa, una sub. Intraprende questo viaggio dentro Silent Hill per scoprire di più di questa lettera. E quello che viene fuori dal viaggio di Silent Hill 2 è devastante. Ma è devastante tutto in realtà di Silent Hill 2, dalla storia, che secondo me è veramente bella e veramente inaspettata, al fatto che il gameplay è veramente ansiogeno perché tutte le location sono studiate con un level design particolarissimo, queste stanze lunghe e strette, molte location di Silent Hill 2 sono in interni buissimi e quindi questo crea un senso di claustrofobia devastante perché tu sei dentro questi corridoi bui dei quali non vedi dov'è la fine, si rivelano solo piano piano che tu ti sposti con questa lucina di merda che c'hai e i manichini fanno rumore quando si i manichini sono i nemici, quasi tutti i nemici sono manichini, ci sono vari tipi. I manichini fanno rumore, quindi è un gioco che fa molto senso, cioè molto leva sul senso dell'udito del giocatore, perché i manichini quando si avvicinano fanno squillare una radio che tu trovi. Ragazzi, no, 15 ore di gameplay l'ho finita, Silent Hill 2, forse anche meno. Dicevo, questa radio suona quando i manichini si avvicinano, quindi che cosa succede? Succede che tu sei in questi corridoi bui, non c'è quasi mai musica in Silent Hill 2, a parte nelle cutscene, dove invece c'è una colonna sonora devastante. Solitamente non ci sono grandissime musiche in questi corridoi, quindi tu senti solamente i passi e la radio che squilla sempre più forte. Senti questi passi che si avvicinano e questo che diventa sempre più forte e ti fa entrare dentro l'atmosfera. In più ci sono dei momenti musicali che sono veramente intensi. La resa finale è encomiabile. Silent Hill ha vari capitoli. I miei preferiti sono il 2, l'1 e lo Shattered Memories. In quest'ordine qui: 2, 1, Shattered Memories. Poi ce ne sono alcuni di meno brillanti, come per esempio il 3, che a me, francamente, che è un sequel dell'1, il 3, ma non mi ha fatto impazzire. Il 4, che è così e così, parte con delle ambientazioni che secondo me spaccano i culi, il 4, ma non, ha una fine piuttosto confusa e in generale una trama che va a parare una cosa abbastanza stupida, secondo me. Vabbè, non vi spoilerò nulla, ma è veramente stupido, secondo me, il 4. Grazie ad 8591 che si abbona per il quinto mese. Poi dopo, no, Downpour, il 4. Dopo c'è la merda, ragazzi. Dopo c'è Konami che non sa più come si fanno i giochi, perché ormai pensa che il mobile sia il futuro. Vabbè, c'è Homecoming, c'è Downpour, c'è della roba improponibile, Origins, che è un'altra roba iper improponibile. E quindi, insomma, roba che non vi consiglio assolutamente, ma qualora dovessero resuscitare quest'oggi Silent Hill, io ne sarei veramente super felice perché è una serie che mi manca Silent Hill, mi manca giocare a un bel Silent Hill. Silent Hill è l'horror più bello che io abbia giocato e uno dei giochi più belli che io dei quali abbia memoria. Silent Hill 2 è veramente un gioco della Madonna.
E Sanji0009 si abbona per la prima volta, grazie. Silent Hill con Kojima? No, ragazzi, io Silent Hill a questo punto, visto che non è passato fuori dalle mani di Konami, io non mi aspetto che sia nelle mani di Kojima. Kojima avrà un horror suo, non ci sarà stasera, secondo me. Kojima non ci sarà stasera in generale. Mentre questo Silent Hill sarà sicuramente, se c'è, ancora più o meno sotto Konami. Grazie, buon frigolone, che sia buona per il sesto mese. Mentre la cosa figa sarebbe, lo dicevo prima, da Every Eye, se resuscitassero il team Silent, che è il team dei primi Silent Hill. Un team sciolto nel 2005, se non mi ricordo male, ma non voglio dire cazzate, quindi ora googlo. Controllo il team Silent quando è stato sciolto, ma mi pare fosse nel 2005, perché sono abbastanza Silent Hill maniac, quindi... Aprile 2005 è stato sciolto il Team Silent, che aveva, insomma, veramente gente della Madonna: Masahiro Ito nell'art direction, Akira Yamaoka come compositore, veramente gente con le palle, grosso così. E Pima, sia buona per 18 mesi, buonasera. Aprile 2005, sì, si è sciolto aprile 2005. È partita la live? Controllo subito, intanto vado sul sony.sony. Vediamo un attimo. Partito un countdown, quindi. Vediamo. Sì, dal vivo ora. No, non è vero. Cioè, sono tante live di altre persone dal vivo ora. Grazie Dark Pat, che si abbona per l'ottavo mese. The Future of Gaming, eccoci qua. No. No, ancora no. Ancora non è partita una segotta. No. Ascendo al Seppalla in una live che merita tanto hype. Beh, sicuramente, ragazzi, oggi merita. Quindi, dicevamo, Silent Hill, vi ho fatto vedere il trailer di Silent Hill. Davide, ti leggo tra pochissimo. Altro momento storia. Un altro dei grandi nomi che stasera potrebbe tornare è Crash Bandicoot. Vi faccio vedere se esiste un promotional di quel Crash Bandicoot, il primo Crash Bandicoot con cui ho cominciato, che è il 2. E anche qui vado a praticamente resuscitare a anni tanto tanto passati della mia vita e della vita videoludica. Non esistono dei trailer, quindi, e ovviamente non prenderò remake, robe, cioè Crash Bandicoot 2, quel Crash Bandicoot 2, e ovviamente non lo sto trovando, sto trovando solo quello nuovo. Oh, eccoci ragazzi, però devo togliere la musica, datemi un secondo. E questi sono i miei 7 anni in serenità, questi sono i miei 7 piccolo Sigma, questi sono i miei 7 anni, ragazzi, questi sono i miei 7 anni, avevo 7 anni, sì, è immancabile. E qui è stato, credo, il mio primo gioco che seriamente ho finito nella storia della mia vita, perché prima giocavo al Super Nintendo e al Sega Mega Drive, ma ero troppo piccino, 3-4 anni, 5 anni, li giocavo i giochi, ma non li finivo, perché ero troppo piccino. Crash Bandicoot 2 invece è stato, credo, forse il primissimo gioco che ho finito, e... platform devastantemente bello. Del resto parliamo di Naughty Dog, credo gli sviluppatori più illuminati del mondo, quindi hanno sempre sviluppato 10 anni avanti rispetto al momento storico in cui lavoravano. Da fan di Smash, sei anche tu favorevole per vedere Crash come DLC? Ma certo, è una super icona del videogioco Crash Bandicoot, che si meriterebbe, anziché stare in All Star di merda, in un bello Smash. Hai mai giocato a Twinsanity? Per me è il migliore. Ho giocato a Twinsanity e purtroppo non posso essere d'accordo. Faccio il vecchio qui, ok?
faccio il Gen Wunner. Che cazzo dai la panciata? Le aveva fatte le 10 cose? Le aveva fatti 10 salti o no? O ha dato una panciata la prima volta? Ragazzi, mi arrabbio. Tolgo il gameplay. Si è dato una panciata alla prima vela. Guarda che cane. Come ti chiami? Come ti chiami? Fatto. Ho lasciato un commento arrabbiato chiedendogli perché ha rotto la scatola alla prima mela droppata e mi ha fatto piangere. Andiamo avanti. Bene. Ragazzi, scusate, mi devo sfogare. Ma quindi scusa, ma tipo qua che attacca il booster di Cristo? Sì, assolutamente. Però oddio, anche Quack Attack aveva le sequenze anche. Sì. Quack Attack era un bootleg di tanti platform, però certo, cioè qui. Ma cosa fai? Ma perché può tirarne fuori altre? Allora, le vedi quelle scatole che c'hanno le righe? Ci puoi saltare fino a 10 volte, ok? E chiappi 10 mele. Ok, questa bestia di Satana non solo ha fatto sta cosa, una e poi panciata. Non contento, va nel livello segreto, che è questo qui sotto, che ora prendi. Potevi anche frullarla la vita, già che c'eri, no? Frullala via la vita, no? Tanto. Questo qui che fa? Cioè, sono altre scatole con le frecce che ti permettono di saltare. Lui ha rotto quella con la freccia e poi ha rotto anche quella sopra. Frullala via sta mela, no? Perché tu le mele le puoi anche frullare via e non le prendi se le frulli via. Guarda cosa fa. Spero tu chiappi quelle nitro in faccia. Cosa? Avrebbe, vabbè. Ma poi ha 96 mele. Avrebbe potuto prendere le scatole più in alto e prendere più mele. Con 100 mele fai una vita. Quindi, cioè, prendi più vite. Buttati di sotto. Figurativamente mi dissocio a livello di Crash Bandicoot, ok? Con l'avatar di Crash Bandicoot, buttati di sotto. Benissimo, mi sento male, torniamo alla full cam. No, ragazzi, non potevo vedere sto gameplay, era veramente terribile. Ma non è questione di essere noob o di essere pro, è questione che, cioè, è improponibile che tu giochi così male. Cree 17,59, sei buona per il sesto mese e siamo a 6, purtroppo non potrò seguire la live, ma la recupero in differita. Te lo consiglio, boy, perché stasera veramente si fa la storia. Abbiamo cambiato grafica, sì, abbiamo cambiato grafica. Ma scusa, Side, è normale che i comandi si evolvano. Pensa a Super Mario Odyssey rispetto a Bros. Ma il primo 3D simile a lui. Super Mario 64. Non ho capito. A cosa ti riferisci? Certo che i comandi si evolvono ed è normale, però non ho capito a cosa ti riferisci. La speedrun di Crash è un altro discorso. Ma questo non stava speedrunnando. Questo sta. Cioè, non è che, anche perché per fare la speedrun c'è il time attack in Crash con il cronometro, quindi. Possibile un remake di Jack and Dexter? Ma Jack and Dexter a questo punto ne vorrei uno nuovo. Però Jack and Dexter è Naughty Dog. Grazie da Mil Dorsey che si abbona per la prima volta. E secondo me Naughty Dog non ritira fuori qualcosa alle porte di The Last of Us 2. Resident Evil 8 invece sembrerebbe essere altamente probabile. Jack and Dexter, un bel Uncharted. È il Naughty Dog di Compatate.
Larva main, si abbona per il quinto mese. Se escono Silent Hill, Piporetto. Ragazzi, se escono Silent Hill, io mi sento bene. Molto bene. Da Atlas mi aspetto qualcosa? Purtroppo no, non mi aspetto che Atlas sia presente stasera. Raccoon from Garbage, si abbona per il settimo mese. Cosa ti aspetti da questa presentazione? Mi sono connesso ora e non so se hai risposto prima. Mi aspetto di vedere, secondo me, un buon numero di IP vecchie che ritornano. Un minor numero di IP nuove, però magari abbastanza spaccamascella a livello grafico-tecnico. Ok, cioè sulle IP nuove flexeranno tanto le specifiche. Sulle IP nuove faranno vedere, guarda che PS5 è capace di questo. Quindi preparatevi a vedere un sacco di trailer che faranno gioco sull'illuminazione. Perché il ray tracing è la... grazie a Spideros, o Spideros che si abbona per la prima volta. Il ray tracing è un po' la... svolta, insomma, del futuro. È la meccanica, anzi, la specifica tecnica, o meglio ancora, la tecnologia attraverso le specifiche tecniche delle nuove GPU che ci farà più sentire dentro la nuova generazione. Ok? Cioè, attraverso il ray tracing, ora vi spiego che cos'è se non lo sapete, attraverso il ray tracing ci sentiremo davvero nella nuova generazione. E fa effettivamente impressione quello che si è visto nei video, per esempio, del nuovo Unreal Engine con il ray tracing, ma in realtà, insomma, non è solo di Unreal. E che cos'è il ray tracing? Il ray tracing è il nuovo sistema di... no, NAC 3, per favore, no. Il nuovo sistema di ray tracing è il nuovo sistema di calcolo in tempo reale delle luci in un gioco. Cerco di farvi un esempio con qualcosina. Ok, perfetto. Perché è più semplice se ve lo faccio vedere. E no, se no mi parte l'aspirapolvere così. Allora, nel mondo vero io giro questa luce, ok? E questa luce mi illumina. E se io ci metto una manina davanti, la luce filtra in maniera differente. Come vedete, continua a filtrare in maniera diversa a seconda degli oggetti che ci metto davanti, di come l'ambiente risponde. Ovviamente alla luce che filtra. Se io ho una finestra, è chiaro che la luce entrerà dalla finestra. Se io socchiudo la finestra e metto le oscuranti, queste luci entrano di meno fino a non entrare per niente, e hanno varie rifrazioni su superfici magari specchianti e non. Fino ad ora nei giochi la luce era precalcolata, ok? Pre-renderizzata. Grazie a Simo Raziel che si abbona per il quarto mese. Che ne pensi del film Silent Hill? Non mi è piaciuto particolarmente. Per me è uno dei migliori horror di sempre. Per me no, non mi ha fatto impazzire, sinceramente. C'è veramente poco di Silent Hill, secondo me, in quei film. Poi magari sono carini come film horror, ma a quel punto mi piacciono altri film horror. Dicevo quindi, con il ray tracing... anzi no, non c'ero arrivato, mi sono confuso con il con la donazione. Senza il ray tracing, questa tecnologia... La tecnologia dell'epoca non permetteva un calcolo delle luci in tempo reale, perché sarebbero pesate troppo sulla GPU e quindi le console sarebbero schioppate insieme alle loro schede video. Invece, con il ray tracing sarà possibile calcolare la luce in tempo reale. Questo significa che le luci ambientali dei giochi avranno la possibilità di interagire con i vostri spostamenti, gli spostamenti dell'ambiente circostante. Se c'è il mare che si muove, l'acqua che si muove, in un vecchio gioco, fino a prima di questa generazione, si potevano calcolare dei piccoli effetti di luce, di rifrazione sull'acqua, tanti quanti bastano per darti un po' un senso di realismo, ma non troppi per non farli pesare sul gioco. Invece, con il ray tracing, la luce dirà, ok, sono sulla superficie del mare che è stata programmata per muoversi, quindi la luce ballerà sull'onda, sul pelo dell'acqua, mentre se c'è una porta che si apre e la porta che si apre dà su una finestra, abbiamo la luce che si riflette anche sulla finestra. Quindi tutto l'ambiente proprio del videogioco sembrerà molto più realistico. Vi faccio vedere una demo al riguardo. Quella di Lumen, di Unreal. Grazie Bruce Milano e grazie Nino Cardi. E poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Eccolo qua. Guardate.
Se non l'avete già visto, insomma, molti di voi l'avranno visto, ma ve lo faccio vedere. È su PlayStation 5, tra l'altro. Cioè, questo effetto qui di luce, per capirci, ok? Questo effetto qui di luce, un tempo si sarebbe dovuto creare dicendo, in realtà l'ambiente è statico, mettiamo le ombre fino a qui, mettiamo la luce fino a qui, e poi facciamo che il punto luce si sposta e quindi noi manualmente spostiamo la luce che deve fare questo giro qua. In giochi meno graficamente prestanti questa cosa si vede ancora oggi tanto. Se giocate voi per esempio a Xenoblade, che prendo davvero un esempio molto scadente a livello grafico, si vede proprio che se voi spostate la telecamera, la luce in realtà si sposta come fosse un oggetto. Ci sono questi quadratini, questi rettangoli di luce che ruotano perché devono far finta di essere il sole che sta girando a seconda della vostra prospettiva. Ora invece, da adesso, questa luce aiuterà soprattutto anche gli sviluppatori, perché gli sviluppatori dovranno semplicemente dire: raga, punto luce qui. Quel che succede lo calcola direttamente l'engine. A me non interessa più, il punto luce è qua sopra. Quindi tutto quello che succede poi ci pensa l'engine. Anche questa cosa, vedete che preparatevi stasera, ragazzi, giocheranno con le luci a bomba. Ragazzi, giocheranno con le luci tutta la sera, secondo me. Queste robe qui, preparatevi, grotte con i buchini, con la luce che c'entra dentro, tutte le faranno e c'hanno ragione, perché devono farlo vedere. Grazie Simur Soraku, che sei buona per il nono mese. Ah, ok, sì, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo, caro. Mi è piaciuto davvero tanto. Un abbraccione. Guardate, flexeranno questa roba, preparatevi a bestia. Vedete anche questi movimenti qui, quanto sembreranno più naturali. Questo spostamento della luce, no? Questo. Tanti giochi, soprattutto secondo me quelli di partenza, giocheranno un sacco sulle luci. Ed ecco perché gli horror. Ed ecco perché gli horror. Non mi sorprende che oggi potrebbero uscire fuori sia Resident Evil 8 che Silent Hill, perché potrebbero flexare queste robe alla grande. In giochi in cui c'è buio, tu ti fappi a vedere come le luci interagiscono. Pensate a questo, ok? Perdonatemi se vi faccio questi pipponi interminabili, ma quando mi ricapita di farli su questo canale. Vi faccio un esempio. Avete mai giocato a giochi come Amnesia The Dark Descent? Se voi giocate Amnesia The Dark Descent, e parlo di senza mod, dell'Amnesia del 2010, se non mi ricordo male, potete notare una cosa che fa parte delle generazioni passate. Ora, in quel caso siamo veramente in là nel tempo, 2010, però non è che con PS4 ci sia stato un miglioramento dal punto di vista delle luci così gigantesco. Praticamente tu avevi una lanterna, questa lanterna illuminava aveva un diametro, no, per illuminare, programmato per illuminare subito gli oggetti davanti a te, ma intorno poi aveva questo alone, che si vedeva che era un alone che si spostava con te. Cioè, eccetto che per magari l'illuminazione madre, quindi il punto centrale della tua torcia, no, che doveva illuminare lo spazio che tu esploravi, e quindi aveva dei giochi di luce e ombre che comunque venivano fatti abbastanza complessi, anche se non in tempo reale, la parte intorno, ragazzi, faceva un po' cacare, ma è giusto così, perché non si poteva fare granché se non appesantendo notevolmente la macchina. E quindi intorno ti venivano fuori questi alonazzi, no? Pensate anche a The Last of Us 1, insomma anche il porting di PS4. Con The Last of Us 1 c'era quella bella skin della torcia, che io tra l'altro ho giocato di recentissimo, però poi intorno si faceva quel che si poteva. Guardate qui invece, guardate la luce intorno, no? Cioè, cosa succede intorno alla luce principale? Come per esempio risponde questo punto qui, dove sto passando il mouse, leggermente illuminato, ma non totalmente illuminato, e come qui si sta riflettendo il blu della torcia. Cioè, qui io vedo i riflessi blu,
della torcia, che prima potevo fare dicendo ok raga, vogliamo dare un senso di realismo in più, se la torcia è in prossimità di questo spazio andiamo a illuminare di blu qui e qui. Adesso viene fatto automaticamente, è una bomba questa cosa ragazzi, sono dei piccoli dettagli che uno non nota e va bene che non si notino, perché il fatto di non notarli in realtà è parte della figata, è talmente simile alla realtà che tu non lo noti e pensi semplicemente questa cosa è bellissima, non ti spieghi il perché è che si avvicina alle sensazioni che tu hai dal vivo con l'occhio umano. Grazie a Kisudama che si buona per l'ottavo mese, a Wapsi89 si buona per il terzo, ciao Sedone Chiara, grazie per il lavoro e la compagnia che portate al povero prof d'inglese alle prese con la didattica a distanza. Guardate. Anche questo, anche i particellari ragazzi saranno devastanti. I particellari non tanto, a parte che questa probabilmente non era una cutscene, però non tanto nelle cutscene ma nel giocato. Anche perché questa non era una cutscene, è una real time demo running, quindi tutto questo era giocato. No, questo non è un gioco ragazzi, non è un gioco, è una demo. E tra l'altro pare che anche i caricamenti per via della tecnologia di PS5 non ci saranno un ricordo del passato. Quindi non, i giochi non caricheranno più. Lo sto riguardando perché è veramente una bomba sta cosa. Cioè se mi emoziona questo, figuriamoci stasera. Anche qui lo sparkle di luce nella mano. Ragazzi preparatevi, ci giocheranno un sacco su sta cosa. Ci hanno ragione. Grazie GoshPD che si abbona per il terzo mese, avendo incominciato a studiare grafica e Blender per l'uni. Lo trovo impressionante questo cambio di luce. Porca troia ragazzi, è impressionante sì. Tu non l'avevi visto questo? Questo è vecchio Il trailer della nuova luce. Ah, senza occhiali. Sì, ma tu l'avevi visto questo? No. Non l'avevi visto? No. Io lo ragazzi, lo faccio vedere a Chiara. Scusate. Faccio, tanto ci gasiamo, mancano 9 minuti. Wow. Ci ributtiamo nella next gen. Ma vuoi vederlo anche tu, la diretta? Sono al... Vabbè, c'hai tempo anche domani, insomma. Next gen. È una grande festa. Dai, riguardiamolo di nuovo un'ultima volta. Cioè, hai visto gli effetti di luce quanto sono spaziali, porca troia? Ah, e tra l'altro, vabbè, questo molto per gli sviluppatori, non sarà più necessario, a quanto ho capito, impartirsi un limite massimo di poligoni. Vabbè, Nintendo, ragazzi, gioca una partita a parte. Nintendo è bella per altre cose. Stasera vediamo un po' di vera tecnologia videoludica e non me ne voglia Nintendo. Però Nintendo gioca una gara a parte. Nintendo non si mette mai a gareggiare sul lato tech. Stasera ma godiamo sta, del lato tech. Ma almeno ognuno si occupa di una cosa diversa e quel che ne viene fuori è un mercato diversificato. Grazie Simo Pai. Dai, partiremo in Giappone. Cioè vedi anche gli sparkle, dicevo loro prima, no? E questo è tutto gameplay, eh? Cioè questo è gameplay. Questo è gameplay. No, questo è gameplay. Grazie Colossus che si è buono per il secondo mese. Niente. No, è una tech demo. Sì, infatti sono d'accordo, Kuzi. Nintendo ha già vinto la sua partita, quindi non deve dimostrare niente, assolutamente. Assolutamente. Nintendo ha già vinto la sua partita, non deve dimostrare nulla. Però oggi giochiamo una gara diversa, è una gara che a me sinceramente piace molto. Allora, avete linkini su dove seguire? Avete linkini tattichelli?
Nel video originale fanno vedere proprio che spostano luce avanti e indietro e in tempo reale si spostano le ombre. Ma l'ho visto anche il video originale, è fuori di testa. Ok, grazie mille. E io direi di metterci così. Io direi di metterci così. Vediamo se abbiamo anche una quality iper alta. Ok, Jake Peralta, ci siamo. Jake Peralta. Jake Peralta. Non ti si vede. Ciao ragazzi, sono struccata e in pigiama. Cioè, con è una maglia di Natale. Ma sei bella, tu sei bella come sempre. Cioè, non è che... Sono appena arrivata alla clip in cui dici Università del Millesota anziché Millesota. Cerchi o pallino? Un po' di viewer count anche qui. Dov'è che è? Uno dei spettatori, eccolo. Anzi, siamo 1872, mi fa molto piacere. Oh, ma hai cambiato grafica? Sì. L'ho cambiato io. Volevo fare l'utente meglio. Grazie a Bizio 1393 che si abbona per il secondo mese. Secondo mese con voi meritate il meglio, un saluto. Team X o Team Croce? Team X, ragazzi, ma chi... Che lei è Croce? Sai che in realtà la Croce non ha gli angoli. Lo so, ne abbiamo parlato da Dario Moccia. Ah, è vero, c'era anche te. Ne abbiamo parlato da Dario Moccia. Però per me è una X, ragazzi, non esiste proprio. Grazie a Kaido Mickey che si abbona per il 13° mese. Ah, ma hai cambiato anche i sound font. Allargo un po' l'inquadratura, sì. Faccio questa cosa solo per voi. Ciao. E guardate cosa faccio anche, guardate che roba. Sembro malatissimo. Guardate che roba. Non ho gli occhi. Che tecnica. Facciamo anche, guardate questa tecnica qui. Bene così. Bene così. Triangolo. Allora, se annunciano Silent Hill, io posso mutarti fisicamente. Ok. No, puoi mutare il microfono però, perché io bestemmio fortissimo se esce Silent Hill, ma forte proprio. Io non voglio litigare con i vicini. Non importa una siega. Ragazzi, se stasera esce Silent Hill non mi rompete il cazzo. Ma sono quelli di sotto. Ragazzi, no, se stasera esce Silent Hill non mi rompete il cazzo. Grazie a Johnny0210 che sei buona per la prima volta. Scusate vicini, ma se esce Silent Hill... Okay. Vi voglio bene, vi voglio bene. Siete persone gentili. No, io a loro. No, poverini. Non sono simpaticissimi. No, poverini, non è vero. Te non ci hai parlato di persone. È vero anche questo. Stay tuned, sono super tuned, raga. Ragazzi, esce NAC 3, invece mi mangio questo. Cos'è NAC 3? Vai sul cellulare. Cioè, aspetta, prendo il mio. Cerchiamo la recensione di NAC e ti faccio vedere quanto ha di Metacritic, credo 10. Intanto metà della nostra chat sta dicendo che abita sotto di noi. Grandi ragazzi. Allora, NAC 54, pensavo. È un editore di lancio. Ha delle recensioni più alte di 13. Sì, 23, 13. O 13. Pensa fosse stato 13. No, è NAC, è uno dei titoli di lancio PS4, che merda. Litigonia. Ma questo Hotline Miami? Ba-tu-ba-tu-bu-da-tu-ba-tu-ba-tu-da. Senti che tu da che dust put dust berg do dust get put da gara get do da get put da. Ma i vicini di destra o di sinistra li snobbate? Non ci sono vicini di destra e di sinistra. No, di qua credo ci sia qualcuno. Però lui una volta ha provato a bussare al muro e non è successo niente, quindi. Ti ricordi? Mm. Parasite Eve 3. Cos'è? Un gioco parecchio vecchio, Parasite Eve. Le donazioni, c'hai ragione Davide. Grazie alla vecchia 99. Voglio sapere perché non ti è piaciuto Twin Sanity. Ma perché proprio a livello di level design non mi è piaciuto come il 3.
Franci, non ho letto la donazione, sarebbe stato bello vedere il nuovo Batman, ma me l'aspetto, penso che lo vedremo più avanti, anche secondo me. Purtroppo non mi aspetto neanche Kingdom Hearts, anche se il 3 mi ha deluso non poco, il mio amore non è finito, e questo ci sta. Hanno presentato Medium, che è un successore spirituale di Silent Hill, aveva scritto Game Link Office, l'ho visto il trailer di Medium. Non mi aspetto lo stesso livello, soprattutto del 2, ma la colonna sonora di questo gioco ci lavora Yamaoka, lo so, però... Ciò non toglie che Yamaoka può lavorare anche al nuovo Silent Hill, porca la puttana. Grazie a Blood Sugar che si abbona per la prima volta. Non trovo l'altra donazione di Davide. Vabbè, sarà sotto, no? Cioè, in quella dicevano non hai letto la donazione, sarà sotto. Tu hai ragione, c'era anche Tick Clap Trap e poi va a finire che vedremo FIFA 21 il nuovo COD. Vabbè, ma me lo auguro in realtà, che si veda un po' di tutto. Ice-T scrive, caffettino alle 21, ho fat-fingerato una richiesta di amicizia al canale, ok, fat-fingerato, non l'avevo letto. Una richiesta è per sbaglio, ha mandato una richiesta al canale. Sorry, non preoccuparti. Fat-finger, dietro troppo grosso, quindi più per sbaglio i tasti. Ma è un'espressione bellissima, non l'avevo mai sentita. Incredibile. Ma sembra se esce Silent Hill posso togliermi la maglietta? No, vabbè, dai, no. Beh, sì, cioè, alla fine puoi fare quello che vuoi. Ok. Se vuoi toglierti la maglietta, togli. Marco Chip, sei buona per il secondo anno insieme. Buon PS5 a tutti. Grazie a Diego Bruno 95 per il quarto mese insieme. Mi bannano? Ma mi pareva che... Non no, ho i capezzoli. Dicono... No, non hai i capezzoli. No, tutto dritto qui, tutto liscio. Proprio una tavola. No capez. No, prima ti scrivevano... No, allora, aspetta. Se tirano fuori Silent Hill, io mi tolgo i pantaloni. Ma loro non vedono niente. Ma lo sanno. Beh, dai, sì. Allora, ragazzi, facciamo un gioco. In casa, secondo voi... No, va bene, ci dovete arrivare da soli, ok? Anzi, lascio il dubbio. Sotto i pantaloni ci saranno le mutande? No, non sono senza pantaloni, ragazzi. Eccoli qua. Giuro, ce li ho. Ti scrivono che tanto ti hanno già visto in mutande. Quando? Lo so. Hanno già visto in mutande. Ok. Ma è lo stinger nuovo che hai messo? Io sapevo tutto. No, questo non è un gioco, ragazzi, questo è... Ah, sei simboli di tasse, no? Esatto. Il tondo. Il tondo è questo. Ma va, non è mai chiamato tondo. Stai scherzando, all'elementare era solo tondo. Ah, che cerchio. Ora! Ma te hai idea di quanto, per quanto tempo l'ho chiamato tondo? Tondo. Certo, il tondo. Pigiatondo. Neanche il tondo era pigiatondo. 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 Raga, che figo sto gioco. Questo è il rumore dell'accensione della PlayStation. How we might end up. No. I like the hand we've been dealt. Ah, ok, no. Stavo pensando, no, su PS4 Kratos. Ok, questo è un best of di PS4. The Big Planet, Horizon, God of War. Infamous. Last Guardian. Anche Persona hanno messo, bravi. The Last of Us, Ghost of Tsushima. C'era anche Nak, ho visto. L'ho visto, ma ho fatto finta di niente. Death Stranding, abbiamo visto. Alza la qualità video, ragazzi, è al massimo. È in 1080. Why did I move here? Guess it was the weather. Ragazzi, l'ho buffata davvero. Ah no, ok. I don't know.
that thing, that magic. I thought we was trying to get out of this bullshit. You sounding more and more like a snee-eye itch every GTA 5, day. Quindi non capisco. My job, my score. No ragazzi, escono GTA 6, non ci credo. Non ci credo, non ci credo ancora. No, non lo posso uscire, non ha senso. We should talk about work. Non ha senso. We are gang banging like it's 91. We all love banks. Probabilmente lo stanno facendo vedere perché è il gioco che ha venduto di più in assoluto come gioco. Dai loro. This cannot be traced back to me. Champagne, anyone? GTA 5 per PS5, sinceramente non lo credo. Just sort of smash things. Ma questa non è una grafica da PS5. Sì, è una grafica da PS4. Sì, sì, no. Quello l'avevamo già visto. Non penso che annunci. Squandered and Enhanced. E invece, è veramente GTA 5 del 7500. Ah, ci sta, no? Cioè, chi non sarà giocato su PS4? Boh, secondo me come prima cosa non è. Ok, free. No, questo è carino però. Molto dai. Carino. Solo GTA Online però c'era scritto, eh. Grazie Gaetanino 93. Aspetta, chi ce l'ha? Ah, hai capito? Sì. Che figata. Cioè, un po' debole più che altro, sapete perché? Perché l'hanno fatto vedere con la grafica di PS4, quindi... Sì, dice... Ok, va bene. It was great to kick today off with a look back at just some of the seminal moments of the last 25 years. And what better way to bridge our past and our future than with a game that's graced every PlayStation console, Grand Theft Auto. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for many years now, and we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5, but today's the day that we've been looking forward to for years, when we get to show you just some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition. Sta finta un GTA 6. The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, sound, and feel. Ma non blinca. Enough from me. No. We're gonna have the games do our talking. Giusto, sono d'accordo, bravo, bella presentazione. Ci sta. Grazie Mafa Blaze. What is this? A hero is just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Spider-Man. Now it's your turn. Yeah, go be a hero, Miles. I'm Miles, bro. Okay. E quindi let's do Spider-Man this. C'era. Brevino come trailer, però ci sta. Ecco, Gran Turismo non fa proprio parte del mio pedigree, ragazzi. Cioè, quindi questo sono incapace. Oso らくこれまでのね、Gran Turismo のファンの方がプレイしたら
本当に嬉しいんじゃないかなっていう、まあ、キャンペーンモードを中心にしたグランツーリスモになってると思います。ぜひ楽しみにしていてください。ちゃんとめんの、ちゃんとめんの、ちゃんとめんの。Dai, ma era uguale tipo Mad Mikkelsen nelle cutscene di Death Stranding. Era in CGI? Sì. Ok. Ok, lo dicono anche loro. Ah, vedi, vedi. Ok. È un automa. Ragazzi, non me ne ero accorto, ve lo giuro. Cioè loro sono la PS5. Se te la compri ti arriva proprio l'omino a casa che è la PS5. Qui per esempio con quello che si diceva prima del ray racing sulla carrozzeria delle macchine è una top per bestemmiare. È una gran figata. Ragazzi, oggi la rischio. Posso anche aggiungere il fattore rischi meteorologico? Cioè, magari fai la curva in un momento in cui ti becchi il sole negli occhi. Ho capito, certo. Che in realtà c'era già in alcuni giochi, ma doveva anche lì essere fatto. Lì era scriptato, previsto. Però, capito? Tu avevi. Cioè, qui invece può essere. Inquadrando il punto luce ti sflashava, qui può essere. Cioè, qui può essere più controllato. Come nella vita, può essere come nella vita reale. Guarda, guarda. Tutta la lucina è passa dentro. E ovviamente le ombre della natura, quindi l'albero, tu lo rivedi lì. Ehi? Fratem? Fratello? Ok, grazie. Ha avuto un attimo di... No, raga, scusate. Grazie Andy V7 che sei buona per il 13° mese. Purtroppo non riesco a apprezzare al 100%, ma perché non sono proprio i miei giochi. Quindi non so neanche... dirvi quanto upgrade ci sia rispetto all'iterazione precedente. Crashata la PS5. No, no, ha crashato. Cioè, YouTube che ha avuto problemi. No! That the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to... Get to... Right. The ship. I mean, we can't be that far. Yes, raga. They have found us, Ratchet. Ratchet and Clank. How do I steer this thing? Ask nicely. Slow down, please. Guarda acqua! Guarda la luce sulla... Dimensions are weakening considerably. Qui hanno flexatino le SSD, ti hanno detto guarda quanta roba ti carico in 3 secondi. Well, it is certainly not good. Great. Where are we? Ragazzi, questa roba è un flex intelligentissimo. Le dimensioni parallele, questo sarà tutto gameplay. Dimensioni tipo parallele per farti vedere quante ambientazioni diverse riescono a caricare in così poco tempo. Guarda che gameplay. Madonna che bello questo. Ok, questo è il primo trailer bello, cioè di oggi. Questo è veramente, veramente figo. Grazie Bibetti 95, che buona per la prima volta. Ratchet, we are too late. No. Ratchet? Sono separati? Ah no. Cos? È dimensione parallela?
Ratchet & Clank Rift Apart. Bomba. Questo il mio Pippo. Hi, I'm Marcus Smith, creative director at Insomniac Games. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet & Clank Rift Apart. Mi sembra brand new, full length, interdimensional adventure built from the ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before. Like use dimensional rifts to be able to leap vero, from dai. Planet to planet, sì, ma nearly è sensibilmente instantly, diverso or put ray trace reflections on Clank. All of our alien worlds are filled with density and life previously unseen. Plus, Ratchet's all-new arsenal is more exciting than ever, thanks to the DualSense controller's enhanced feedback. Ratchet and Clank are near and dear to our hearts at Insomniac, and we can't wait to share more with you in the grazie, future. Rakdos 91. But for now, here's another look. Bella raga. Did you see that? Like my ride, bro? Cioè, pensaci, ora faccio un po' il solito vecchiardo. Sono robe che Senua Sacrifice Hellblade poteva fare da un binocolino grosso con un portalino che potevi vedere solo dalla porta con una velocità comunque modesta perché lo dovevi attraversare. Cioè, qui tu tiri e cambia lo scenario. Guarda come riflette il pavimento. A kraken, or at least a very large octopus. I will never get used to that. Hey, break reality. Don't let him get to the boss! Did Dr. Nefarious really resurface after all these years just to try... take over the universe again. Yeah. I kind of wish he was doing a work. È veramente figo di prima. È veramente una gran rodatina Carlo. Anche i liquidi sono migliorati molto, in questa gen. Sta cosa del Rift è veramente magia, ragazzi. Sta cosa. E poi è proprio una bella idea. Siete intelligenti, cazzo. È un'idea intelligente questo gioco. È un'idea fottutamente intelligente che tiri il Rift e cambia lo scenario. Rifallo, ti prego, ne hai uno lì. Non sparare a loro. C'è chi scrive sto vedendo solo il pavimento. Anch'io, ragazzi, sono ipnotizzato dal cazzo di pavimento che riflette la roba. Però di più da... È teletrasporto? Non lo so, ragazzi, se è teletrasporto o no. Non ho capito se è lui che li tira a sé e cambia lo scenario o lui che si teletrasporta dentro. Ma ci sarà il secondo episodio, no? No. Troppo presto? Non è Final Fantasy. Credo sia una nuova IP, ragazzi. Project Atia. Figo. Abbiamo visto pochissimo. No, non è la stessa della demo, raga. The Quiet Man 2. No.
Allora, all'inizio di Ratchet & Clank, ragazzi, ho pensato anch'io fosse Knack. Perché sembrava l'ambientazione di Knack. Ho detto, madonna, mi fanno Knack e chiudo la live. A me questo ispira tantissimo. Anche qui, ragazzi, ambientazioni fuori di testa. Fuori di testa. Qualcuno scrive, sembra un film, ma guardate che probabilmente l'Unreal Engine 5 verrà utilizzato anche per i film d'animazione. Stray, quindi è sul gatto il gioco? Non sei robot, ma sei il gatto? È il tuo gioco? Hai trovato la serie su PlayStation 5 da portare? 2020? Non so minimamente che tipo di gioco sia, però mi ispira un sacco. Ha un feel che mi ispira davvero tanto. Poi sono morti tutti i buoni. Sigma Simulator, dicono. Sì. Sei tu il gatto? Probabilmente sì, ragazzi, perché alla fine si vedeva sempre il gatto, pensavo fosse un elemento di sfondo, invece quella è una cosa alla fine. Stray vuol dire randagio, se non sbaglio. Sarà il tempo di comprarsi una televisione 4K adesso. Mi sa di sì. Io non l'ho mai avuto una televisione 4K. Quello qui il ray tracing di cui vi parlavo. Il DualShock l'abbiamo già visto, ci fai vedere anche la console. Haptic feedback credo sia la nuova vibrazione. Active triggers. Una C-type. Sensore di movimento. Microfono. Gli speaker. Headset, qui tutta roba insomma che avevamo già. DualSense, sì, DualSense. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision a lot better. It's got a ton of horsepower, which is very easy to unlock, and it's a machine that's really easy to develop on. The PS5 will present a paradigm shift as to what players will come to expect from gaming. Mm-hmm. Will let us tell stories, make worlds, create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios, coming exclusively for PlayStation. Vediamo? 5. Housemarque game. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. Crash. The attack. My death. The crash. The attack. My death. Trapped in this endless cycle. Yeah, quindi la tipa è chiusa in un loop. Even death is no escape. Each time I awake, this planet seems somehow different. Anzi, le ambientazioni sono tutte fighissime, porca troia. This world is becoming part of me, infecting my mind, my memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. Okay, TPS. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers.
le camere un po' più distanti, ragazzi, rispetto a Dead Space. Dead Space è proprio alla Re 4. Ecco, qui sembra Dead Space, però a volte si allontana di più. Si chiama Returnal. Interessante, però TPS, lo sapete, ragazzi, non sono alla mia portata. No, Sackboy a Big Adventure, ok, quindi è un platform di Sackboy. Prima con Ratchet & Clank, che continuo a pensare sia il trailer migliore che hanno fatto vedere, si vedeva proprio tantissimo. Battle Royale è questo? No, non è un Battle Royale perché è a squadre. Ok, no, macchine. Deathmatch con le macchine. Cioè? Ok, quindi tu vieni tirato via dalla macchina e muori quando muori. OPG. Strano. È un'idea che va vista nel pratico. E sono già stato fregato in passato da robe del genere che nella teoria sembravano super fighe e poi nel pratico non lo so. È il gioco di... Ma un locker? Destruction All Stars, ok. Concept che c'è dentro Rollerball. Mm-hmm. Non so se hai presente, è un film in cui tipo tutta la violenza. My name is Josh Greer, and this is my brother Mike. We're from Emberlab, a small team with a background in film and animation. And we're very excited today to share with you the first look at our new game.
It's a story full of adventure and charm. Sì, ho detto un like, personal ragazzi. Growth and redemption. So please enjoy. Ok, questo ha la mia attenzione. Guarda come sono carini! I sigmini. Sì! I know you are kind. You sense the power that flows through this land. Oh, che piccoli che sono! You do not fully understand it. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. But you cannot hide your weakness from me. You have no power here. Ma oddio, sono lei, tantissimi. Lei era un po' legnosina però, eh. No, i bonzini. Questo a me non sta... Non me lo stanno vendendo. A me piacciono tanto queste ambientazioni. Questi mostri meno. Tipo la rete Suokami. Ma lo so, questo era invece molto vicino alla roba di ora, ok? Cioè, su questo io non ho vissuto un oh mio Dio, next gen. Io lo porto. Anche noi siamo modelli CGI, ragazzi. Sì, sì. The fuck is this? The fuck is that? You ever feel like you're just waiting for a sign? To do that thing you've always meant to do. Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. BoJack Horseman the movie. But something's holding me back. Maybe it's just nerves. Maybe it's the fear that... Solitamente queste robe qui mi piacciono un sacco quando sono così strane. When I'm still just standing on the edge. But if we've got nothing else to lose. Vai volcano. Might as well jump. Posso dire che è molto poorly designed. Ragazzi, cosa voleva dire questa cosa? Che gioco è? Cosa si fa in questo gioco? Vabbè. Non lo so, ma mi sembra fatto molto. Io non me lo capisco quando nelle presentazioni devono mettere queste cose. È come se vi dicessi, ragazzi, ci sarà un nuovo video. It's an emotionally engaging story where rescuing is rewarding. Failure is devastatingly hilarious. Lui and the memories should last you a lifetime. Io no. No. Take a look. Ok. Non lo sentivo. Che cosa ha detto? Stavo ascoltando te. Mi hai distratto. Oddworld? Ma io non so. You are no longer a slave, Abe. Dimmi se senti. Senti? They believed, trusted, followed, and it led them here. You may have escaped the murderous blades. Follow me, okay. The fate of your entire people is up
to you. Boia. Stracontento di rivedere Oddworld. No, porini. Praticamente te la faccio breve. Gioco in cui devi farti seguire da un sacco di amici da salvare e hanno mille modi per morire, tanto che ti vedo. Abe è il nome di lui, invece il gioco era Oddworld. Oddworld Soulstorm. Ma è crudelissimo. PlayStation 5 di te, Warrior no Kangaeru, Tokyo no Visual o Jitsuyen dekimashita. Sta a vedere che c'è Tokyo Ghostwire. Questo è Shinji Mikami. Sta a vedere che c'è Tokyo Ghostwire, l'avevo detto da Every Eye. Sta a vedere. Madonna, gli mando un vocale a Fossetti. Sekai hatsu no gameplay douga desu. Supernatural di Mysterious na Tokyo. Soko ni somu Tokyo Ghostwire. Zehi otanashimi kudasai. Avevo detto io che c'era. Che poi è Ghostwire Tokyo. È un gioco che ha annunciato alle 3 l'anno scorso di Shinji Mikami, che è uno dei migliori creatori di giochi horror, padre di alcuni Resident Evil e Devil Within. You see things others can't. Hear threats others don't. Fight when others won't. It's up to you to save Tokyo. Ma che bomba è sta roba? Ma è fighissimo! Merda! Era veramente figo. Ok, a me piace molto per l'ambientazione, ma non giocherei mai. Tutta la vita, ragazzi, questo lo portiamo live, 100%. Ma è più con le mani, è vero? Mob Psycho 100. Avrà letti i fossetti? No. Davvero tanta roba in questa presentazione. Non tutte allo stesso livello, però tanto contenuto. Elon Musk Simulator.
io non ho capito che gioco è. Sembrerebbe un po' No Man's Sky. Holiday 2020. Quindi la PS5 esce Holiday 2020? Non sapevo. Beh sì, ma non c'è una data in teoria, se potrebbero darla oggi. Questo mi piace per me. Per Ghostwire Tokyo, Tokyo Ghostwire, non mi ricordo mai quale viene prima, quale viene. Non ha dato la data, vero? Niente data. Non mi viene in mente. Attenzione! Attenzione, Hyper Light Drifter, ragazzi, è un giocone. Quindi hanno la mia attenzione. Preparatevi ad un art style tipo sotto LSD, eh. Se è come Hyper Light Drifter. Infatti, colori fuori di testa. Solar Ash. Ci sta. Adesso magari vorrei vedere qualche gameplay in più. Non ho niente, eh. Però, cioè, questo vado sulla fiducia, perché Hyper Light Drifter, figo da morire. No, questo è l'interno, è la console, ce la faranno vedere. Sembra i cippini, no? I cippini. Cippettini. Hitman. It was always gonna end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. Ora gli arriva una cecchinata. Yourself alone.
Hitman 3 ci sta tutto, ragazzi. Hitman 3. Ah, gennaio 2021, quindi praticamente sarà uno dei primi titoli. Hitman è il gioco nel quale sei un sicario. Ok. Ah, ok, pensavo lo sapessi. Hakan Abrak here from Io Interactive. In Hitman 3, Agent 47 is back for his most intimate and professional contract in his entire career. Memory Zeb. This is also the dramatic conclusion for the World of Assassination trilogy. I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of Benissimo, the world. Sì, sono d'accordo. In Dubai. Enjoy. Istante che linea faceva lui. Si era glitchato. Vediamo. In Dubai cosa fanno? Aspettavo una sequenza di gameplay. Oh. L'ha detto, un glimpse. Ok, vabbè. Beyond Two Souls 2? Ma... Cos'è il menu? È il menu? Sì, è il menu! Sì, sono troppo curioso il menu. Premi PS. no! non me lo fai vedere! Non lo so, non mi viene. E i pendulum forse? Che cos'è? Giusto. È Starlight. Adesso le mascotte di PSVR, quelle prima di Playroom. Sai che non è brutto. Oddio, ma cosa sono? I minion? Non ti capisci. Hai visto l'erba quanto era fatta bene? Grazie Ettore 94 per la sub. 10-10. Oh. Tizio è caga nel trailer. Musica mi piace un sacco. Ma guarda che anche l'art style è figo forte, eh. Little Devil Inside. Intanto siamo già a 50 minuti di presentazioni, eh. What's up everyone?
I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. Here we sì, go. Ma io voglio the first ever teaser for NBA 2K21. Y'all are not ready for this. No. Effettivamente no. Questo sai che, sapete chi piace questo? Massimo Bull. A me. Massimo Bull è un super fan dei giochi di NBA. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. I don't make a sound when I stray. You better just run for your life. Run for your life. Run for your life. E io qui mi concentro molto sulle luci, ragazzi, per una volta. Le goccine di sudore si fanno i riflessini. Run for your life. Sono molto fieri dei simboli della loro sì. Assolutamente. Speravo in un po' più di trailer gameplay come Ratchet & Clank. Secondo me non c'è stato un altro momento come Ratchet & Clank. Secondo me non ce li hanno. Ok. Strawberry. Sono i fruttamon. Banana. Apple. Pear. Half bug, half snack. A very recently discovered species, entirely unique to this island. Oh, this one's lively. Beautiful seed patterns. Oh, and it's tasty too. Welcome to the island of bug snacks. Like a bug and kind of snack. Try to catch an annual trap. Feed somebody and you'll see. Ah, dei vibe da Don't Tag Me I'm Scared fortissimi. Sì. Sono davvero... My invitation is open. Come join me. Le compenetrazioni però ogni trailer di PS5 no, porca troia. Il modello degli hamburger che gli si ficcano lì. Di cipite no, magari. Vabbè. Niente, compenetravano dei modelli 3D tra di loro. A burger. Bundle PS4 e fragole e burger qua. PS5 scusami, fragole e burger. Dai, ma io lo voglio. Fa datemi Silent Hill, nessuno verrà fuori due ore di trasmissione di cui più o meno 35 minuti sono tutti stinger diversi. Thank you for being with us today for this very special event, but before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Ti garba Silent Hill? Dimmi di sì. Here and dear to me. Questo è Silent Hill per me, sta qui, quindi credo sia Silent Hill. Silent Mountains. Silent River. Silent Castle. Silent Fog.
Elder Scrolls. Demon Soul. Remake di Demon Soul. Sarà impazzendo Sabaku, magari è la prima volta che ci gioco io. Come sapete io, nada qui. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in a time loop. This is our unique vision, what Arkane is all about. Freeforming però non è giusto, gameplay, Sabaku ha avuto il suo, io non ho avuto il suo Silent Hill. Ti prego, tira fuori Silent Hill. Want to see some stylish action? Check this out. Silent ruota. Silent bar. Silent disco. He is not making this easy. Sta pisciando. Katana Zero ma con le armi, cioè con le armi da fuoco. Good morning, Black Reef. Another day, another death. Our time loops fun. For everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party. Where hunting me is the main attraction. Okay. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Non avevamo già visto questo. Non avevamo già sentito parlare da qualche parte dell'omino che continuava a morire cacciato da tutti gli altri. Every loop I'm learning a little more, piecing together the puzzle. There's eight targets. Corso e tre, ecco. They all gotta die before midnight. Sì. Non ne avevo già sentito parlare. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Giuliano. E loro due si volevano ammazzare, sì, mi sto ricordando. A real pain in my ass. Sì. Kill me a million times, but eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Un po' control questa cosa. Ma è positivo. Non è veramente? Sì, è Katana Zero. C'è l'idea di Katana Zero. I don't like ci sta, bello. I like killing you. There's a difference. Quindi puoi giocare anche lei. King Crimson Simulator, sono d'accordo.
Di chi? Asu. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. Bilanciamento audio un po'. Sì, questo è troppo basso. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. No, non penso sia il mio momento. What is it with that creepy story? It's just a local tale. Is that Resident Evil? You're really into that stuff? Non penso. Non ha lo st- so paranoid. No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? Però attenzione, attenzione. Attenzione. Fa vedere che villager era. Attenzione. Era veramente la polizia. Però attenzione. Mi sa che è davvero Village. Questa è l'altra roba nel leak. Mi sa che è davvero Resident Evil Village. Cioè, queste ambientazioni erano tutte nel leak. La strega. Sarebbe anche la fine della sua storia se è collegato al set. Yes, motherfuckers. Chris? Chris Redfield, un'altra volta è cambiato. Why? No, sta donna nudo è per Silent Hill, non per Resident Evil, ragazzi. Come in 2021, ok, molto generico, grazie. Sto sincero, il Resident Evil Engine arrivato su PS5 non fa lo stesso effetto del Re-Engine su PS4. Cioè, il Re-Engine su PS4 è... Il Re-Engine su PS5 è... Infatti, la prima quando tu mi hai detto Resident Evil, ho detto... Non mi sembra... Ma anche a me, cioè, ho ricordi di un Resident Evil 7 che mi aveva colpito di più. Comunque bella, ragazzi, sono super contento. E che feel ti ha dato? Ti sembrava più simile al 7 o di nuovo più... Similissimo al 7, c'era proprio la parte... Prima persona di, credo, Ethan, mm-hmm. che apriva la porta. Sarà sicuramente Ethan, se no di chi parla nella infatti. Prima frase. La qualità al massimo, ragazzi. Non ci ho capito nulla. Posso dirlo? Kojima ha rovinato il suo settore.
con i trailer in cui si avvicina. E basta! Ma tutti! Freedom. Our freedom. Ok. Addirittura, 22. Boh. C'è la necessità di questo. Vi prego, raga, vi prego. E Resident Evil ce l'avete avuto. E sono contento, sono molto contento, perché Resident Evil lo sapete che mi piace tanto. Però adesso, dai. Colpo al cerchio, un colpo alla botte. Ok, Sonic Interactive Entertainment Presents è una dichiarazione importante. Vediamo cosa. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities Horizon returned to graves. In their place came new life. Bomba grafica sto coso. Porca troia. Ho visto l'acqua gli scolava addosso. Until it destroys us all. Mamma mia. Mamma mia. No depth I won't explore. Hai visto la inquadratura? Che è successo? Eh? Ah, ok. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Madonna, tre. Quando? Di lancio Holiday 2020, dai che me lo sento nel testicolo destro. Holiday 2020, titolo di lancio Holiday 2020. Testicolino destro mi sta titillando. On behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. We're continuing Ellie's story as she moves west to her far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier, masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Continuando ad andare avanti in chat, stavolta CGI and CGI. I think there's a lot to look forward to for the community. Big fans are going to be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are,
new experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters, more atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. We can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about love for the players and for the players. As a developer, that's an amazing feeling to have. Welcome to PlayStation 5. Ce la fanno vede? Ce la fate vede? La PS5? Ce la fate vede? Dai, ora ce la fate vede, ora emerge dal costrutto pallico. Ce la fate vede? Dai. Costrutto pallico, ora deve uscire. Sono bravo te, tasto. Si sta formando dalle palle. Su quadrati. Ok, dai. Sta venendo fuori. No, non credo. È un castello, la PS5. Eccola! Dai, costrutto pallico. Rivela la PS5, pallico costrutto. Ti prego. PS5 sono due righe. Oh, che figa! Che figa! È una V. Ok, a livello di design, secondo me gli spacca il culo all'Xbox. Che figa! Veramente figa. Sembra Apple come design, da quanto è. Mi piace un sacco il bicolor. Mi piace davvero tanto il fatto che sia di due colori. E mi sa che ci siamo, quindi Silent Hill me lo posso ficcare nel culo. Bomba! Bella. Versioni? Ah, la Dream anche. Ah, no, senza CD? Sì, Digital Edition. Cioè, se ti compri solo giochi in digitale. Non converrà mai nella vita, però. PlayStation, la camera. Tutti se le possono tenere. Media remote pure. Bella. A livello estetico molto bello. We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet, and you've seen games that can only be enjoyed with the full range. Ma questo pezzo di cazzo di Insider. Features and power. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation. Bella presentazione, ragazzi. Thank you for joining us. We're launching later this year and we have tons more to share. Pensavo l'avrebbero data. Welcome to PlayStation 5. Ragazzi, niente pantaloni che vanno via. Sabaku 1, Sedoni a 0, sì. Sedoni a mezzo, ma hanno dato Resident Evil 8. Mm-hmm.
è mai durato 2 ore, ragazzi. 2 ore era lo slot che avevano. Ci riguardiamo prima di andare a letto il trailer di Resident Evil, eh. Grazie a Matt Cred che si è buono per il 5° mese. Come gli è venuto di mettere una presentazione gioco della frutta? Boh. Gran presentazione, devo dire. Avrei preferito più momenti di gameplay, ma lo capisco, ormai per le telecamere devi fare anche un po' così. Roller 95 sia buona per il 10° mese, io ringrazio. Però i momenti di gameplay che hanno fatto vedere sono tutti quanti stati belli, tranne Hitman, che era di più. Sì, non avete Silent Hill. Questo è il vostro limite. E mi sa che... No, no, di sicuro. Ma magari... Grazie, Brambilla Tattico. Finito. Magari... No. Niente data. Accidenti agli insider di merda, accidenti agli insider di merda, accidenti agli insider di merda, accidenti agli insider di merda. Accidenti agli insider di merda. Guardiamoci tre Resident Evil, tiratemi su di morale, ragazzi, tiratemi subito su di morale con Resident Evil 8, perché io ci speravo oggi. Mille miliardi di... No. Ci speravo, un sacco di insider avevano detto che ci sarebbe stato. Grazie a Otanxion, che si è buona per la prima volta. Anzi, Otanixon. Quindi la storia è quella di Ethan. Si sente una mazza nel trailer di Resident Evil, pure nella presentazione era bassissimo. Sto alzando il volume, ragazzi, sia per voi che per noi. Sì, è giusto. Long ago, a young girl went with her mother to be... E neanche Crash Bandicoot. Sto alzando ancora di più. Ma perché in questo tipo stop motion all'inizio? Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? Grazie Buddy C. Parte live train, bravi ragazzi, tiratemi su di morale. Quit being so paranoid. No, no, friendly, friendly. Who are you? Who sent you? What are you? Vedi che è strano. Cioè, non è un problema YouTube. È un problema YouTube? Cioè, gli FPS sembrano strani. Quello è un feto? Sembrerebbe testa, boh.
Graficamente, ragazzi, mi sembra più indietro del re-engine sul 4, non capisco. Comunque questo, secondo i leak, è il bambino di Mia e Ethan. Hanno avuto una figlia, un figlio. Molto potente, è vero, il feeling di Resident Evil 4. Chris? Sorry, Ethan. Ha detto sorry, Ethan. Ma chi era? Era Mia? Sapete che pare Mia? Penso che Ethan e Chris siano invecchiati. Chris? Sorry, Ethan. Boh. Si vede bene, però i tratti, i lineamenti sembrerebbero quelli di Mia. Grazie a Dark Berta che si abbona per il quarto mese. Poi sennò perché dovrebbe dire Sorritan? Sorritan e ammazza una tizia a caso. Non capisco. Why? Beh, lui che dice why, insomma. Allora, momento più bello secondo me della presentazione, il gameplay di Ratchet & Clank. Gameplay di Ratchet & Clank supremo proprio, bellissimo. Dopo il trailer di Horizon Zero Dawn, che era incredibile. Grazie a Filippo ragazzi che si iscrive per il sesto mese, grazie a King5Mod che si iscrive per il tredicesimo. Miles Morales, non sono un fanissimo di Spider-Man, quindi mi prende un po' meno, perdonatemi. E Demon's Souls non sono dentro la serie, quindi uguale, idem con patate. Io aspetto Stray. Anche Ghostwire Tokyo era bellino, però, cioè, rispetto a altri era meno coinvolgente. Su Resident Evil 8, mixed feelings. Però anche è vero che questo gameplay, cioè questo video scattava come la merda. Ma non voglio dire che ovviamente il gioco scatti come la merda. Credo abbiano avuto problemi con il video. Grazie Fra. Però a questo punto non mi leggerò più un mezzo leak su Village, perché sennò mi spoilerò la storia. Chris? Sorry, Ethan. Io credo che quella sia mia, ragazzi. Why? 2021 non ci hanno messo il mese, quindi io credo marzo. Primavera. Sono di no, più? No, sì. Giugno 2021, tra un anno? Avrebbero scritto early 2021, no? Alla fine è tanto che gira il leak, secondo me sono a buon punto. Grazie a Gelb95 che si abbona per il settimo mese, grazie a Sede Chiara per la compagnia, siete migliori, grazie a te per l'iscrizione. A quanto mi ricordi, in realtà me lo ricordo abbastanza bene, e ora sappiamo che il leak è vero, dice che Village è nato da un revelation, cioè uno spin-off di Resident Evil, che era talmente figo che hanno detto no, questo deve essere l'8. Quindi in realtà penso l'abbiano già finito quasi. Secondo me arriva a metà anno. Può essere. Bene bimbi, si va a lettino. 11:30. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è stata veramente una bella serata. Sono hypato forte per la new gen, molto più di quanto non lo sia per Pokémon in questo momento, sinceramente. Cioè sono molto più proiettato verso questo mondo che su Pokémon adesso, ma è normale, insomma questo è l'anno di DLC, quindi è sicuramente un anno meno intenso per Pokémon.
Quindi sono bello gasatissimo. Vi rimanderei indietro dal Fossetti, che immagino sia ancora in live, che continuerà l'analisi di ciò che si è visto. Quindi vi rimando da Fra. Every It. E domani ci facciamo magari un approfondimento su Resident Evil 8 alle 5 su Every Eye. Ci facciamo il momento Resident Evil, va bene? Facendo il ride a Every Eye. Ragazzi, baci und abbracci. Gli scrivete Silent Hill, ragazzi. Silent Hill non sarà stato nella presentazione, ma sarà nella chat di Every Eye. Ok? Sarà nella chat di Every Eye. Ragazzi, un bacione e un abbraccione forte. Buonanotte. Ciao! Ciao belli.